Da quando James Dolan è diventato proprietario di maggioranza dei New York Knicks nel 1999, la franchigia si è contraddistinta soprattutto per due peculiarità: i risultati mediocri, se non pessimi, e la curiosa tendenza a mettere sotto contratto giocatori dal nome altisonante, ma ormai giunti sul viale del tramonto. Nel corso di due decenni abbondanti, una bizzarra parata di stelle cadenti ha sfilato sul parquet del Madison Square Garden, lasciando gli sconsolati tifosi blu-arancio senza particolari soddisfazioni sportive, ma con un insostenibile carico di malinconia. Malinconia che oggi assaporiamo piene mani. Questi sono tutti i vecchi All-Star passati dai Knicks nel nuovo millennio. Partiamo con le menzioni d'onore. Larry Johnson, Stephon Marbury e Amari Stoudemire. Sono tutti arrivati a New York con i loro giorni migliori alle spalle, ma con la maglia dei Knicks hanno comunque vissuto qualche altra stagione a buonissimi livelli. Mark Jackson e Marcus Camby. Entrambi sono tornati a vestire blu-arancio fine carriera, ma dopo aver già offerto alla causa un contributo importante in epoche diverse. E ora passiamo alla rassegna vera e propria. Glenn Rice, stagione 2000-2001. Vincitore del triple in contest con i Miami Heat, tre volte All-Star con gli Charlotte Hornets e campione NBA con i Los Angeles Lakers da prezioso sesto uomo, Rice viene ceduto ai Knicks nel 2000, come parte di un'operazione a tre squadre che porta Horace Grant in California e Patrick Ewing a Seattle. Anche a New York offre un solido contributo in uscita dalla panchina, rivelandosi un'ottima alternativa alla Tres Prewell e alla Houston. La squadra di Jeff Van Gundy chiude con il quarto piazzamento a Est, ma viene sconfitta al primo turno playoff dai Toronto Raptors di Vince Carter. Dopo una sola stagione, Glenn viene scambiato nuovamente, stavolta agli Houston Rockets. La sua esperienza texana verrà pesantemente condizionata dagli infortuni, e nel 2004, dopo una brevissima esperienza in maglia Clippers, Rice annuncia il ritiro. Antonio McDyess, 2002-2004. Seconda scelta assoluta al draft 1995, McDyess è emerso tra i migliori lunghi della Lega a Denver, guadagnandosi l'inserimento nel terzo quintetto All-NBA nel 1999 e la convocazione all'All-Star Game due anni più tardi. Nel 2001, però, è iniziato anche il suo calvario. Un grave infortunio termina quasi sul nascere il suo 2001-2002 e costringe i Nuggets a privarsi di lui in estate, spedendolo ai Knicks per portare in Colorado Marcus Camby e Mark Jackson. McDyess subisce una ricaduta durante la preseason e deve sottoporsi a una nuova operazione, saltando interamente la stagione 2002-2003. Disputa 18 partite in quella successiva, poi viene ceduto ai Phoenix Suns. Seppur lontano dalla condizione migliore, Antonio si ritaglierà uno spazio rilevante in uscita dalla panchina dei Detroit Pistons, con cui giocherà la NBA Finals nel 2005, e chiuderà la sua carriera ai San Antonio Spurs, con cui militerà fino al 2011. Dikembe Mutombo, stagione 2003-2004. Il leggendario centro congolese arriva a New York nell'estate del 2003, dopo aver perso la seconda finale NBA in tre anni, stavolta con la maglia dei New Jersey Nets. Tormentato dagli infortuni, Mutombo non è più il dominatore d'area visto a Denver e Atlanta, ma chiude la sua unica stagione in blu-arancio a quasi 7 rimbalzi e 2 stoppate di media. L'iconico Not in My House, con tanto di ditone sventolato al cielo, elargito dopo ogni respinta, fa impazzire il Madison Square Garden, di cui Dick è un idolo incontrastato. Eliminati al primo turno playoff proprio dai Nets, i Knicks inseriscono Mutombo nella trade che porta a Manhattan Jamal Crawford. Scambiato nuovamente da Chicago a Houston, disputerà 5 stagioni come riserva di Yao Ming, anche se i continui infortuni della star cinese garantiranno al veteranissimo molti più minuti del previsto. Vin Baker, 2003-2005. L'ascesa di Vin Baker è stata rapida e improvvisa quasi quanto la sua caduta. Nella seconda metà degli anni 90 è diventato un pluri-All-Star e All-NBA con le maglie di Milwaukee Bucks e Seattle Supersonics, aiutando questi ultimi a raggiungere il secondo turno playoff nel 1998. Il successivo lockout ha contribuito a trascinare Baker nell'abisso. Quando si è rivisto in campo, il lungo da Connecticut è apparso visibilmente sovrappeso, ma soprattutto ha sviluppato una grave dipendenza da bevande alcoliche. Dopo due stagioni in drastico calo di rendimento, i Sonics lo hanno ceduto ai Boston Celtics, i quali, accortesi dei suoi problemi, lo hanno accompagnato nel difficile processo di riabilitazione, salvo poi tagliarlo a gennaio 2003. Quello che arriva a New York, due mesi più tardi, è un giocatore finito. Baker colleziona una manciata di presenze in regular season e una quindicina di minuti scarsi a partita nella serie persa dai Knicks contro i New Jersey Nets e a febbraio 2005, dopo qualche altra sporadica apparizione al Garden, viene ceduto agli Houston Rockets. La sua triste parabola cestistica si chiuderà fra il Texas e Los Angeles, dove veste brevemente la maglia dei Clippers, ma il suo declino personale continuerà anche una volta appese le scarpe al chiodo. Si rimetterà in piedi solo negli anni 10, quando troverà anche un posto nello staff tecnico dei Milwaukee Bucks. Anthony Penny Hardaway, 2004-2006. A Orlando, Penny si è consacrato fra le icone degli anni 90, guadagnandosi due inclusioni nel primo quintetto All-NBA e trascinando i Magic alle Finals nel 1995, al fianco di Shaquille O'Neal. Il futuro della Lega sembrava nelle sue mani, ma a gennaio del 1998 un devastante infortunio al ginocchio sinistro ha spento all'improvviso la sua stella. Da quel momento, Hardaway è stato solo l'ombra dell'elettrizzante guardia che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità dei vari Magic Johnson e Michael Jordan. Dopo un'ultima stagione sottotono in Florida, i Magic hanno deciso di ricostruire e di scaricare la loro ex superstar ai Phoenix Suns. In Arizona, la coppia formata da Penny e da Jason Kidd non è mai decollata, soprattutto a causa dei problemi fisici del primo.
Ancora peggio è andata quando Kidd, ceduto ai New Jersey Nets, è stato rimpiazzato da Stephon Marbury. I due non sono mai riusciti a conciliare i rispettivi stili di gioco e i Suns si sono dovuti accontentare di un misero primo turno playoff, perso contro Dallas. Il 6 gennaio 2004 entrambi fanno le valigie in direzione New York, ma le loro carriere prendono subito direzioni diverse. Da una parte Starbury, sebbene non sia il prototipo perfetto dell'uomo squadra, si mantiene su alti livelli di rendimento. Dall'altra Penny, alle prese con le continue operazioni al ginocchio, si trasforma rapidamente in uno dei più grandi what if della storia NBA. Nel 2004-2005 colleziona la miseria di 37 apparizioni. Nella stagione successiva tenta un disperato rientro, ma deve arrendersi dopo sole 4 partite. Ceduto nuovamente agli Orlando Magic, ma subito tagliato, annuncia il ritiro, salvo poi disputare 16 partite con la maglia dei Miami Heat nel 2007-2008, quando darà vita a un'improbabile reunion con il vecchio compare Shaq. Antonio Davis, stagione 2005-2006. Sebbene non abbia mai raggiunto i livelli di molti colleghi fin qui citati, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano si è ritagliato uno spazio importante fra Indianapolis e Toronto a cavallo tra i due millenni, guadagnandosi anche una chiamata all'All-Star Game nel 2001. A dicembre 2003, quando il ciclo dei Raptors di Vince Carter si avvicinava ormai alla conclusione, Davis è stato ceduto ai Chicago Bulls, dove ha giocato per qualche mese al fianco di Scottie Pippen. Nel 2004-2005, affidabile veterano in un gruppo pieno di giovani, ha contribuito al ritorno dei Bulls ai playoff per la prima volta dall'era Jordan. L'estate seguente, dopo essere stato eletto presidente della NBPA, Davis viene scambiato nuovamente e approda a New York. La sua breve esperienza in maglia Knicks viene ricordata principalmente per quanto accaduto durante l'incontro dell'8 gennaio 2006, di scena proprio a Chicago. Provocato da uno spettatore, Antonio si lancia al suo inseguimento sugli spalti dello United Center, beccandosi una sospensione di 36 partite. Certe cose non si possono fare nella NBA post Melis at the Palace. Qualche settimana dopo il fattaccio, Davis viene rispedito ai Toronto Raptors, ma un infortunio alla schiena termina anzitempo la sua stagione e la sua carriera. Steve Francis, 2006-2007. Fin dal suo ingresso tra i professionisti, Stevie Franchise si è contraddistinto sia per un talento esplosivo, sia per un temperamento difficile da gestire. Tanto per cominciare, si è rifiutato di giocare per la franchigia che aveva speso per lui la seconda chiamata al draft 1999, i Vancouver Grizzlies. Ceduto forzatamente agli Houston Rockets, è diventato un tre volte All-Star e ha formato con Yao Ming una delle coppie più elettrizzanti della NBA, ma è entrato subito in rotta di collisione con Jeff Van Gundy, quando quest'ultimo ha rimpiazzato Rudy Tomjanovich in panchina. Nel 2004, dopo 5 stagioni terminate con una sola serie playoff nel curriculum, Francis è stato inserito nello scambio che ha portato in Texas Tracy McGrady, prossimo protagonista della nostra rassegna. Steve è passato agli Orlando Magic, dove la musica non è cambiata. Le doti su parquet erano tutte lì da vedere, così come il suo atteggiamento sprezzante e le ribellioni senza costrutto. Nella stagione e mezza trascorsa in Florida, Francis ha litigato con chiunque si sia seduto in panchina e ha criticato a più riprese la squadra, che non ha visto i playoff nemmeno con il binocolo. Qual è il profilo migliore per i New York Knicks, che la trade deadline 2006 lo portano a Manhattan in cambio del giovane Trevor Ariza e del crepuscolare Penny Hardaway? Il povero Larry Brown e il suo successore, lo sventurato Isaiah Thomas, si trovano a dover gestire il Big Three più disfunzionale di sempre, Stephon Marbury, Jamal Crawford e Steve Francis. Quest'ultimo, alle prese con i continui problemi al ginocchio, scende in campo 68 volte in 14 mesi, apparendo come l'ombra di se stesso. Terminata l'ennesima stagione senza playoff, il giorno del draft 2007, Francis viene spedito a Portland nell'operazione che porta Zach Randolph ai Knicks. La carriera di Stevie Franchise è al capolinea. Liberatosi dal contratto con i Blazers, tenterà un improbabile ritorno a Houston, ma gli infortuni e una condizione fisica non ottimale lo limiteranno a 10 apparizioni. Alla vigilia di Natale del 2008 verrà rispedito dove tutto è cominciato, ai Grizzlies, che nel frattempo si sono spostati, anche a causa del suo rifiuto originale, a Memphis. Tagliato senza remore, la carriera di Steve terminerà con una fugace esperienza in Cina. Tracy McGrady, 2010. L'unica parentesi che può competere per tristezza e malinconia con quella di Steve Francis è il passaggio in maglia Knicks di T-Mac. Quando arriva a New York, a febbraio 2010, non è più il giovane di belle speranze visto a Toronto, il candidato MVP che ha conquistato una generazione a Orlando o la superstar ammirata a Houston. Ad appena 30 anni, McGrady è un veterano martoriato dagli infortuni, che vede la sua carriera iniziare una ripida picchiata. Al debutto con la nuova maglia segna 26 punti e mezzo in Square Garden, e una settimana dopo ne piazzerà 23 a Washington, ma sono solo dei fuochi di paglia, il fisico e lo spirito non reggono più. Archiviata la breve esperienza newyorkese, T-Mac vivrà due stagioni da fantasma fra Detroit e Atlanta, e dopo un rapido scalo in Cina, arriverà dove ha sempre voluto arrivare, ma non come ha sempre voluto arrivarci. Verrà infatti aggiunto al roster dei San Antonio Spurs per i playoff 2013, e per la prima volta in carriera supererà quel dannato primo turno, ma lo farà come ultimo elemento della rotazione di coach Greg Popovich. Purtroppo o per fortuna, quell'improbabile corsa terminerà con una sconfitta alle NBA Finals, con il leggendario canestro di Ray Allen a suggellare la più beffarda e grottesca delle sceneggiature. Chauncey Billups, 2011. A febbraio 2011, Mr. Big Shot viene ceduto ai Knicks come riempitivo della trade che porta a New York Carmelo Anthony.
Da prodo a Manhattan segna l'inizio dell'ultima fase di carriera per il 5 volte All-Star, passato da scelta sprecata con i Boston Celtics a campione NBA e Finals MVP nel 2004 con i Detroit Pistons, fino a diventare la spalla perfetta di Melo ai Denver Nuggets. Il popolo blu-arancio spera che Anthony e Billups possano quantomeno tornare alle finali di conference, dove sono giunti 2 anni prima con i Nuggets. Le rotazioni di coach Mike D'Antoni sono state però ridotte all'osso dallo scambio con Denver. Oltretutto Amari Stoudamire è alle prese con i continui problemi alla schiena, e lo stesso Billups subisce un infortunio al ginocchio nella prima partita dei playoff, lasciando la strada spianata ai Celtics per una facile qualificazione. Johnson viene tagliato dai Knicks e i suoi propositi di ritiro vengono interrotti dai Los Angeles Clippers, che gli offrono un contratto dopo la conclusione del lockout. Nello stesso periodo va in scena la clamorosa operazione che porta in California Chris Paul, con cui Billups si presta a formare un solidissimo backcourt. L'esperienza di Chauncey a Lob City verrà però compromessa da un infortunio al tendine d'Achille, che gli farà collezionare appena 42 presenze in 2 stagioni. Nel 2013-14 tornerà da vecchio eroe a Detroit, ma gli ennesimi problemi fisici lo indurranno ad appendere definitivamente le scarpe al chiodo. Baron Davis, 2011-2012. 2 volte All-Star con gli Hornets, negli anni del passaggio della franchigia da Charlotte a New Orleans, e idolo dei tifosi con i Golden State Warriors del We Believe, il barone ha iniziato la sua parabola discendente a Los Angeles. Dopo 3 anni contrassegnati da qualche lampo, ma anche da un brusco calo di rendimento e da qualche infortunio di troppo, i Clippers hanno scelto di cambiare direzione e di cedere la stella cadente a Cleveland. Per liberarsi del suo pesante contratto, hanno regalato persino una scelta ai Cavs, che beffardamente si è trasformata in Kyrie Irving. Terminato il lockout, Davis trova posto negli accoglienti Knicks, ma un hernia al disco lo costringe ai box fino a ridosso dell'All-Star Game. Nel frattempo, vista la penuria di guardie, coach D'Antoni è costretto a dare una chance a Jeremy Lin, sconosciuto californiano di origine cino-taiwanese. Il ragazzo ripaga la fiducia inanellando prestazioni straordinarie, e a New York esplode la Linsanity. A farla terminare a fine marzo è una lesione al menisco, che sposta Lin in infermeria e riporta Baron Davis in quintetto. Durante la serie persa al primo turno playoff contro Miami, il barone subisce un triplice infortunio che gli devasta entrambe le ginocchia e che di fatto pone fine alla sua carriera NBA. Jason Kidd, Kenyon Martin e Rasheed Wallace, stagione 2012-2013. Salutati Jeremy Lin, passato agli Houston Rockets in estate, e coach Mike D'Antoni, esonerato prima dei playoff e rimpiazzato da Mike Woodson, la dirigenza dei Knicks decide di affiancare a Carmelo Anthony, Tyson Chandler e J.R. Smith un gruppo di navigati veterani. Il nome più altisonante è quello di Jason Kidd, giunto all'ultimo giro di giostra di una carriera leggendaria, ma fa scalpore anche la firma di Rasheed Wallace. L'ex stella di Blazers e Pistons aveva annunciato il ritiro nel 2010, dopo le Finals perse con la maglia dei Celtics, ma ha deciso di rimangiarsi la parola 2 anni più tardi. L'esperienza di Sheed in blu-arancio è ricordata soprattutto per i falli tecnici e per gli iconici ball don't lie urlati dopo ogni errore in lunetta degli avversari, e termina in malo modo a febbraio per un infortunio al piede che fa calare definitivamente il sipario sulla sua avventura nella NBA. Pochi giorni prima, i Knicks hanno messo sotto contratto Kenyon Martin, ex pilastro di New Jersey Nets e Denver Nuggets, che per un paio di stagioni darà un notevole contributo come riserva di Chandler. Un impatto ancora maggiore lo ha il quasi quarantenne Kidd, schierato titolare da coach Woodson al fianco di Raymond Felton. L'11 dicembre regala un dispiacere ai suoi vecchi tifosi segnando la tripla vincente nel derby contro i Brooklyn Nets, poi aiuta i Knicks a raggiungere il secondo turno playoff per la prima volta in 13 anni. Arrivato senza benzina alla serie persa contro gli Indiana Pacers di Paul George e Roy Hibbert, Kidd decide di tirare remi in barca. Nemmeno il tempo di rimettere nel cassetto maglia e calzoncini, che Jason viene ingaggiato come capo allenatore proprio dai suoi cari vecchi Nets. Meta World Peace, stagione 2013-2014. L'artista, una volta conosciuto come Ron Artest, viene tagliato dai Los Angeles Lakers nell'estate del 2013, mentre giallo-viola iniziano la lunga ricostruzione che segue il grave infortunio di Kobe Bryant. Colui che in quel momento si fa chiamare Meta World Peace sceglie quindi di tornare nella natia New York, firmando un contratto biennale con i Knicks. Inizialmente trova spazio nelle rotazioni di coach Mike Woodson, ma col passare dei mesi e con il crollo verticale delle ambizioni della squadra, il suo apporto diventa superfluo. Tagliato nuovamente a febbraio, trascorrerà la stagione 2014-2015 tra la Cina, dove sbarcherà con il nuovo nome Panda's Friend, e Cantù. Tornerà quindi ai Lakers tra il 2015 e il 2017, nell'improbabile ruolo del saggio mentore per i giovani prospetti giallo-viola. Derrick Rose, 2016-17, 2021-23, e Joaquin Noah, 2016-2018. Nell'estate del 2016, i Chicago Bulls decidono di ripartire da zero. O quasi, visto che metteranno sotto contratto Rajon Rondo e Dwayne Wade, con esiti non indimenticabili. Il 22 giugno decidono di cedere Derrick Rose, che scoppia in lacrime quando apprende la notizia, ai New York Knicks. Qualche anno prima, il ragazzo sembrava in procinto di salire sul tetto del mondo NBA. Scelto dalla franchigia della sua città natale, era diventato il più giovane MVP della storia, ed era emerso tra i nuovi volti della Lega, con le maglie rosse numero 1 che riempivano i playground di tutto il mondo. Quel maledetto 28 aprile 2012, però, la sua ascesa è stata bruscamente interrotta da una lesione del crociato, il primo di una lunga serie di infortuni che hanno trasformato la giovane superstar in un malconcio comprimario dello sguardo triste. I Bulls non hanno aspettato a lungo, e a tratti lo hanno pure ritrovato, ma la strada imboccata dalla squadra portava chiaramente in un vicolo cieco.
Rose disputa una stagione discreta con i Knicks, chiusa a 18 punti di media, ma fa notizia soprattutto per l'improvvisa sparizione di gennaio, quando si reca in visita dalla madre a Chicago senza avvertire compagni e staff. A inizio aprile, oltretutto, deve fermarsi nuovamente per una lesione al menisco. In estate, diventato free agent, Derrick firma con i Cleveland Cavaliers di LeBron James, ma verrà scambiato a metà di una stagione tumultuosa, in cui Rose arriverà a un passo dal ritiro. Troverà un emozionante momento di riscatto con i Minnesota Timberwolves, quando si riciclerà come affidabile sesto uomo, poi trascorrerà un anno e mezzo da navigato veterano a Detroit e verrà richiamato dai Knicks a febbraio 2021. A New York, Dee Rose ritrova Tom Thibodeau, l'allenatore che lo ha lanciato a Chicago e che lo ha accolto nel Minnesota. La sua seconda esperienza a Manhattan comincia con il piede giusto. Derrick ha subito un grande impatto in uscita dalla panchina e aiuta i Knicks a riaffacciarsi ai playoff dopo 8 lunghi anni. Nella stagione successiva, però, viene messo nuovamente KO da un infortunio alla caviglia destra, che lo costringe a operarsi e lo limita a 26 apparizioni. Saranno appena 24 nel 2022-23, ma stavolta per ragioni tecniche. Nonostante lo storico legame fra i due, coach Thibodeau toglie presto Derrick dalle rotazioni, lasciandolo marcire in panchina. In estate Rose decide di tornare a Memphis, dove ha giocato al college, e firma per i Grizzlies. Nel 2016, Rose viene raggiunto a New York da Joakim Noah, che sigla un mostruoso e inspiegabile contratto da 72 milioni di dollari in 4 anni. Con i Bulls, il centro francese è emerso di prepotenza come uno dei migliori lunghi NBA, partecipando a due All-Star Game e venendo eletto Defensive Player of the Year nel 2014, ma qualche infortunio e i dissapori con coach Fred Hoiberg lo hanno spinto a lasciare l'Illinois. L'esperienza di Noah da giocatore dei Knicks dura di fatto fino a febbraio, quando deve fermarsi per una doppia operazione alla spalla e al ginocchio. Durante la sua assenza viene trovato positivo a un test antidoping e di conseguenza sospeso. Joakim disputa appena 7 partite nel 2017-18, quando viene messo fuori squadra da coach Jeff Hornacek dopo un litigio fra i due, poi viene tagliato. Terminerà la carriera fra Memphis e Los Angeles Clippers, con i quali farà due comparsate ai playoff nella bolla di Orlando. DeAndre Jordan, 2019. C'è stato un tempo in cui DeAndre Jordan era uno dei migliori centri della Lega. Colonna di Lob City, a furia di inchiodare a canestro gli assist di Chris Paul, Jamal Crawford e Blake Griffin, si è guadagnato una chiamata all'All-Star Game e tre inclusioni nei quintetti All-NBA. Quando i Clippers decidono di far calare il sipario su un'epoca tanto esaltante quanto deludente, i pezzi pregiati vengono lasciati partire con poche remore. Nel 2018, Jordan firma per i Dallas Mavericks, dopo la clamorosa retromarcia nella free agency di 3 anni prima. A febbraio, però, viene inserito nella trade che porta Kristaps Porzingis in Texas e diventa quindi nuovo giocatore dei New York Knicks. Con la maglia blu-arancia disputa solo 19 partite, tutte da centro titolare, viaggiando attorno agli 11 punti e agli 11 rimbalzi di media. In estate, DJ attraversa il fiume Hudson e si unisce agli amici Kevin Durant e Kyrie Irving, che hanno appena firmato per i Brooklyn Nets. Il bianconero perderà il posto da titolare in favore dei più giovani, Jared Allen prima e Nick Claxton poi. Ormai riqualificatosi come centro di riserva, passerà la stagione 2021-22 tra Los Angeles, ma sponda Lakers, e Philadelphia. Poi verrà ingaggiato dai Denver Nuggets. In Colorado, DeAndre vincerà da attore non protagonista il suo primo titolo NBA. Kemba Walker, stagione 2021-2022. Nell'estate del 2019, quando il playmaker del Bronx lascia gli Charlotte Hornets, è considerato da molti come il miglior giocatore nella storia della franchigia. Sceglie di proseguire la sua carriera a Boston, ma dopo una buona stagione d'esordio, coronata con la quarta convocazione consecutiva all'All-Star Game, il ginocchio sinistro comincia a dare grossi problemi, contribuendo a un brusco calo di rendimento. I Celtics, perennemente in lotta per il titolo, non possono permettersi di aspettarlo troppo, e a giugno 2021 lo cedono agli Oklahoma City Thunder, per riportare in bianco-verde il veteranissimo Al Horford. Accordatosi per un buyout, Kemba corona il sogno di una vita, vestire la maglia dei New York Knicks, la squadra della sua città. Un sogno che somiglierà sempre più a un incubo. Dopo un mese di regular season, l'implacabile Tom Thibodeau lo toglie dalle rotazioni. I problemi fisici di Derrick Rose fanno riguadagnare un po' di spazio a Kemba, il quale però lo raggiunge presto in infermeria per dei persistenti dolori a un ginocchio. A febbraio viene messo definitivamente fuori squadra. La sua avventura ai Knicks termina dopo solo 37 apparizioni. Dopo 9 presenze con i Dallas Mavericks, nella stagione seguente, Walker saluterà la NBA per giocare in Eurolega con il Monaco. Queste erano le stelle cadenti passate dai New York Knicks nel nuovo millennio. Ve le ricordavate tutte? Fatecelo sapere nei commenti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.